Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia in Windsor, rinomati nella preparazione di torte, fruitables e sweetables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente, fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Quest'anno in tutto il mondo si rinnovano i Comites. I Comites sono gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. I membri dei Comites sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte da cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Si vota per corrispondenza. Il plico elettorale verrà inviato ai soli elettori che abbiano richiesto all'ufficio consolare competente di essere ammessi al voto. Attenzione! Le domande per l'ammissione al voto dovranno pervenire all'ufficio consolare entro il 18 marzo 2015. Chi non manifesta la propria volontà di votare, inviando o consegnando la richiesta all'ufficio consolare con allegata copia del proprio documento d'identità, non riceverà il plico elettorale e quindi non potrà votare. Possono votare i cittadini italiani maggiorenni alla data del 17 aprile 2015, residenti da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 24 locali del 17 aprile 2015. Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Buon anno. 11 anni fa oggi cominciai a produrre questo programma e voglio ringraziare Tony Zumbanti di avermi chiesto appunto di produrre questo programma e voglio augurare a lui e alla sua famiglia un prosperoso, felice anno nuovo. Voglio ringraziare anche tutti i patrocinatori che hanno contribuito a far sì che questo programma potesse essere fatto e potesse essere al servizio di tutta la comunità. E sono stati anni molto impegnati, abbiamo avuto interviste con ambasciatori, con senatori, con deputati, con ministri e con tantissime altre persone che hanno comunicato direttamente con voi. Sono stati veramente 11 anni molto occupati ed abbiamo avuto anche tanti servizi sulla comunità,
su persone semplici, su persone, diciamo, che si sono affermate nella nostra comunità, ed abbiamo riportato tanti eventi della comunità stessa, sia locali come pure eventi comunicatici dell'Italia, ed abbiamo vi abbiamo informati dei tanti comunicati poi pervenutici dal governo italiano, dal governo canadese, dai governi locali, eccetera. Sono stati anni molto occupati ed è stato veramente un piacere l'aver potuto contribuire ad informarvi delle cose che succedono nella comunità e di informazioni che sono pervenute a voi tramite questo programma dal governo italiano, dal governo canadese, dalla comunità stessa e da tante altre persone. E speriamo di continuare così per gli anni prossimi. Detto questo, gentili telespettatori, ancora una volta ringrazio tutti per aver partecipato e guardiamo a un anno nuovo, un anno che speriamo sia prospero per tutti, sia un anno di, diciamo, di successo e sia un anno che possa portare un pochettino più di pace, di progresso e di felicità in tutte le famiglie. Detto questo, gentili telespettatori, vi ringrazio ancora una volta, voglio ancora una volta augurarvi un buon anno e passiamo al nostro programma, nel quale vi riporto un messaggio del nostro presidente Giorgio Napolitano, che fra qualche mese lascerà la presidenza dell'Italia e si ritirerà. Il presidente Napolitano è stato un grandissimo uomo che ha saputo guidare con pugno fermo l'Italia durante questi anni di crisi ed è stata la persona a cui il governo italiano si è appoggiato per andare avanti e per uscire da questa crisi. Speriamo che il suo successore faccia la stessa, continui a fare quello che appunto lui ha fatto in tutti questi anni. Inoltre vi riporto un servizio molto speciale e un'intervista con alcune persone, Nadine, Tara e Gino Piazza, che hanno organizzato una serata speciale al Caboto Club per il 23 di gennaio prossimo. Si tratta appunto di un concerto per ricordare e onorare la memoria del soprano Emilia Cundari. Molti di voi la ricorderanno, questo soprano di fama internazionale, e appunto in suo onore verrà fatto questo concerto il 23 di gennaio prossimo al Caboto Club. Avremo appunto una intervista con le persone che hanno organizzato questo concerto e quindi seguiteci, sarà molto interessante. Voglio ricordarvi anche che le donne ausiliari del Caboto Club hanno organizzato un insieme, una serata con voi, per voi, e questa serata è il 25 di gennaio prossimo, domenica 25 di gennaio prossimo. Sarà una polenta dinner. Ci sarà la soup, polenta con toccio, pollo arrostito, vegetali, insalata ed altro. Quindi è un'ottima occasione appunto di passare un po' di tempo insieme e ovviamente il ricamato di questo, diciamo, di questa serata sarà dato in supporto di associazioni caritatevoli locali. Quindi partecipate a tutti a Polenta Dinner il 25 di gennaio prossimo al Caboto Club. Per informazioni potete chiamare il Caboto al 252 83 83. Ed ora, gentili telespettatori, passiamo al nostro programma con il messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Arrivederci, a tra poco. Avranno per destinatario anche chi presto mi succederà nelle funzioni di Presidente della Repubblica. Funzioni che sto per lasciare
rassegnando le dimissioni, ipotesi che la Costituzione prevede espressamente. E desidero dirvi subito che a ciò mi spinge l'avere negli ultimi tempi toccato con mano come l'età da me raggiunta porti con sé crescenti limitazioni e difficoltà nell'esercizio dei compiti istituzionali, complessi e altamente impegnativi, nonché del ruolo di rappresentanza internazionale affidati dai padri costituenti al capo dello Stato. A quanti auspicano anche per fiducia e affetto nei miei confronti che continui nel mio impegno, come largamente richiestomi nell'aprile 2013, dico semplicemente che ho il dovere di non sottovalutare i segni dell'affaticamento e le incognite che essi racchiudono e dunque di non esitare a trarne le conseguenze. Ritengo di non poter oltre ricoprire la carica a cui fui chiamato per la prima volta nel maggio del 2006 dal Parlamento in seduta comune. Secondo l'opinione largamente prevalente tra gli studiosi, si tratta di una valutazione e di una decisione per loro natura personali, costituzionalmente rimesse al solo Presidente e tali da non condizionare in alcun modo Governo e Parlamento nelle scelte che hanno dinanzi, né subendone alcun condizionamento. Penso che questi semplici chiarimenti possano costituire una buona premessa perché Parlamento e forze politiche si preparino serenamente alla prova dell'elezione del nuovo capo dello Stato. Sarà quella una prova di maturità e responsabilità nell'interesse del Paese, anche in quanto è destinata a chiudere la parentesi di una eccezionalità costituzionale. Personalmente resto convinto che la responsabilità richiestami e offerta nell'aprile del 2013, in un momento di grave sbandamento e difficoltà post-elettorale, sia risultata un passaggio determinante per dare un governo all'Italia, rendere possibile l'avvio della nuova legislatura e favorire un confronto più costruttivo fra opposti schieramenti politici. Ma è positivo che ora si torni, per un aspetto così rilevante, alla normalità costituzionale, ovvero alla regolarità dei tempi di vita delle istituzioni, compresa la Presidenza della Repubblica. L'aver tenuto in piedi la legislatura, apertasi con le elezioni di quasi 2 anni fa, è stato di per sé un risultato importante. Si sono superati poi momenti di acuta tensione, imprevisti, alti e bassi nelle vicende di maggioranza e di governo, si è in sostanza evitato di confermare quell'immagine di un'Italia instabile che tanto ci penalizza e si è messo in moto, nonostante la rottura del febbraio scorso, l'annunciato indispensabile processo di cambiamento. Un anno fa, nel messaggio del 31 dicembre avevo detto: spero di poter vedere nel 2014 almeno iniziata un'incisiva riforma delle istituzioni repubblicane. Ebbene, è innegabile che quell'auspicio si sia realizzato e il percorso va, senza battute d'arresto, portato a piena conclusione. Non occorre che io ripeta ora, l'ho fatto ancora di recente in altra pubblica occasione, le ragioni dell'importanza della riforma del Parlamento e innanzitutto del superamento del bicameralismo paritario, nonché della revisione del rapporto tra Stato e Regioni. Ma sul necessario più vasto programma di riforme istituzionali e socio-economiche messo in cantiere dal Governo, sulle difficoltà politiche che ne insidiano l'attuazione, sulle possibilità di dialogo e chiarimento con forze esterne alla maggioranza di governo, anche, si intende, in via prioritaria per il varo di una nuova legge elettorale, non torno ora, avendovi già dedicato largamente il mio intervento 2 settimane fa all'incontro di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Vorrei piuttosto
ragionare con voi su come stiamo vivendo questo momento in quanto generalità dei cittadini, uniti dall'essere italiani. Credo sia diffuso e dominante l'assillo per le condizioni della nostra economia, per l'arretramento dell'attività produttiva e dei consumi, per il calo del reddito nazionale e del reddito delle famiglie, per l'emergere di gravi fenomeni di degrado ambientale e soprattutto, questione chiave, per il dilagare della disoccupazione giovanile e per la perdita di posti di lavoro. Dalla crisi mondiale, in cui siamo precipitati almeno dal 2009, nemmeno nell'anno che oggi si chiude, purtroppo siamo riusciti a risollevarci. Parlo dell'Europa e in particolare dell'Italia. Gli Stati Uniti, da cui partì anche per errate scelte politiche la crisi finanziaria, conoscono un'impennata della ripresa già avviata e guardano all'Europa per uno sforzo corrispondente, benché in condizioni assai diverse. In effetti, l'Italia ha colto l'opportunità del semestre di presidenza del Consiglio per sollecitare un cambiamento nelle politiche dell'Unione che accordi la priorità a un rilancio solidale delle nostre economie. Tra breve, il Presidente del Consiglio Renzi tirerà le somme dell'azione critica e propositiva svolta a Bruxelles. Nulla di più velleitario e pericoloso può invece esservi di certi appelli al ritorno alle monete nazionali attraverso la disintegrazione dell'euro e di ogni comune politica anticrisi. Tutte le misure pubbliche messe in atto in Italia negli ultimi anni stentano a produrre effetti decisivi che allevino il peso delle ristrettezze e delle nuove povertà per un così gran numero di famiglie e si traducano in prospettive di occupazione per masse di giovani tenuti fuori o ai margini del mercato del lavoro. Guardando ai tratti più negativi di questo quadro e vedendo come esso si leghi a debolezze e distorsioni antiche della nostra struttura economico-sociale e del nostro Stato, si può essere presi da un senso di sgomento al pensiero dei cambiamenti che sarebbero necessari per aprirci un futuro migliore e si può cedere al tempo stesso alla sfiducia nella politica, bollandola in modo indiscriminato come inadeguata, inetta, degenerata in particolarismi di potere e di privilegio. Every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high-quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Euron Automotive. L'officina 1660 Euron Church Road, con meccanici qualificati ed esperti per le riparazioni e manutenzione delle vostre macchine. Euron Automotive cura anche l'aspetto interno ed esterno delle vostre macchine. Euron Automotive, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. For all your car care needs, we are your one-stop shop. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma.
di Natale una profuga nigeriana a dare alla luce la sua bimba. E che dire della perizia e generosità di cui gli italiani, lanciatisi a soccorrere i passeggeri del traghetto in fiamme sulla rotta tra la Grecia e l'Italia, hanno dato prova? Ho voluto fare almeno questi pochi richiami al valore delle risorse umane di cui ci mostriamo dotati e di cui ci si dà alto riconoscimento internazionale, potendo citare molti altri esempi individuali che peraltro rinviano all'eccellenza dei nostri centri in cui i singoli si sono formati, così come rinviano al magnifico esempio sia delle forze dello Stato, sia del volontariato sui fronti di tutte le emergenze. Dalla constatazione delle qualità del nostro capitale umano può venire e diffondersi un'accresciuta consapevolezza della nostra identità e della nostra missione nazionale. Una missione da esprimere anche in un atteggiamento più assertivo e in una funzione più attiva in seno alla comunità internazionale. Il canale principale per assolvere questa funzione è naturalmente dato dal concerto europeo, nel quale all'Italia è toccata la guida della politica estera e di sicurezza comune e la responsabilità operativa del servizio esterno di azione europea. E il contesto internazionale in cui muoverci è critico e problematico come mai negli ultimi due decenni. Ne vengono per l'Italia e per l'Unione Europea impegni di riflessione ed analisi e soprattutto di proposta e di azione non solo diplomatica, rispetto ai quali non ci si può tirare indietro. Il rischio di cadere in quella indifferenza globale che Papa Francesco denuncia con tanto vigore è dietro l'angolo anche da noi. A quel rischio deve opporsi una sensibilità sempre più diffusa per le conquiste e i valori di pace e di civiltà oggi in così grave pericolo. La crescita economica, l'avanzamento sociale e civile, il benessere popolare che hanno caratterizzato e accompagnato l'integrazione europea hanno avuto come premessa e base fondamentale lo stabilirsi di uno spirito di pace e di unità tra i nostri popoli. Ebbene, questo storico progresso è sotto attacco per l'emergere di inauditi fenomeni e disegni di destabilizzazione, di fanatismo e di imbarbarimento fino alla selvaggia persecuzione dei cristiani. Dal disegno di uno o più stati islamici integralisti da imporre con la forza sulle rovine dell'Iraq, della Siria, della Libia, al moltiplicarsi o acuirsi di conflitti in Africa e in Medio Oriente, nella regione che dovrebbe essere ponte tra la Russia e l'Europa, di questo quadro allarmante l'Italia, gli italiani devono mostrarsi fattore cosciente e attivo di contrasto. Ci dà forza la parola il Magistero del Pontefice che per la Giornata Mondiale della Pace si fa portatore di un messaggio supremo di fraternità e ci richiama alla durissima realtà dei molteplici volti della schiavitù nel mondo d'oggi. Farci, ciascuno di noi, partecipi di un sentimento di solidarietà e di un impegno globale, sconfiggendo l'insidia dell'indifferenza, per fermare queste regressioni e degenerazioni è un comandamento morale ineludibile. E forse, facendoci lucidamente carico di quanto sta sconvolgendo il mondo, potremo collocare nella loro dimensione effettiva i nostri problemi e conflitti interni di carattere politico e sociale, potremo superare l'orizzonte limitato, ristretto, in cui rischiamo di chiuderci. Ho così concluso l'appello che questa sera ho voluto indirizzare più che ai miei naturali interlocutori istituzionali, a ciascuno di voi come persone, come cittadini attivi nella società e nelle sue molteplici formazioni civili, perché da ciascuno di voi può venire un impulso importante per il rilancio e un nuovo futuro dell'Italia. Lo dimostrano quei giovani
che non restano inerti dopo aver completato il loro ciclo di studi nella condizione ingrata di senza lavoro, ma prendono iniziative, si associano in piccoli gruppi professionali per fare innovazione, per creare, per aprirsi una strada. Dal modo in cui tutti reagiamo alla crisi e alle difficoltà con cui l'Italia è alle prese, nasceranno le nuove prospettive di sviluppo su cui puntiamo, su cui dobbiamo puntare dall'alto e dal basso. Il cammino del nostro Paese in Europa, lo stesso cammino della politica in Italia, lo determineremo tutti noi e quindi ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, le sue prese di coscienza, le sue scelte. Più si diffonderanno senso di responsabilità e senso del dovere, senso della legge e senso della Costituzione, in sostanza senso della nazione, più si potrà creare quel clima di consapevolezza e mobilitazione collettiva che animò la ricostruzione postbellica e che rese possibile, senza soluzione di continuità, la grande trasformazione del Paese per più di un decennio. Mettiamocela dunque tutta, con passione, combattività e spirito di sacrificio. Ciascuno faccia la sua parte al meglio. Io stesso ci proverò, nei limiti delle mie forze e dei miei nuovi doveri, una volta concluso il mio servizio alla Presidenza della Repubblica, dopo essermi impegnato per contribuire al massimo di continuità e operosità istituzionale durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Resterò vicino al cimento e agli sforzi dell'Italia e degli italiani, con infinita gratitudine per quel che ho ricevuto in questi quasi 9 anni, non soltanto di riconoscimenti legati al mio ruolo, non soltanto di straordinarie occasioni di allargamento delle mie esperienze anche internazionali, ma per quel che ho ricevuto soprattutto di espressioni di generosa fiducia e costante sostegno, di personale affetto, direi, da parte di tantissimi italiani che ho incontrato o comunque sentito vicini. Non lo dimenticherò. Grazie ancora. E che il 2015 sia un anno fecondo di risultati positivi per il nostro Paese, le nostre famiglie, i nostri ragazzi. Gentili telespettatori, siamo qui a Caboto questo pomeriggio per fare una intervista e darvi delle informazioni su un evento che sarà prossimamente qui a Caboto ed è un evento per ricordare la grande artista soprano Emilia Cundari, che parecchi di voi forse ricorderanno. E siamo qui con Gino Piazza, che è il chairperson del comitato culturale del Caboto. Gino, how are you doing today? I'm doing great. Absolutely great. I see that you have a little bit of tan. A little bit of vacation, south. Yes. I'm not happy to be back in this weather. No, negative. But it's better this year than last year, though. Yes. We have to admit much that. Better. Let's hope it stays this way. Yeah, let's hope it stays this way, right. Gino, can you talk about this little bit of this event that is going to be here on January 23rd, if I believe. That's correct. It'll be held on Friday, January 23rd, in the Caboto Hall. And it's a concert performance on Emilia Cundari. And as many people know, and the information will be given out shortly about her, she was actually quite the friend to the Caboto Club. She had made appearances here in the past. We're really looking forward to this because this actually brings in another level of our cultural series. As you know, that's part of the function as chair for the arts and culture members events. So this is more in the arts and cultural field, and we're hearing just great things about it, and we're looking forward to this event coming up. Good. And you have a guest of people very much professional to participate to this event,
And I understand that we have a Tara over here that is going to be singing at that event, right, Tara? Yes, I am. You're going to be singing in that event. Performing. I will be performing as well as a colleague of mine, Jocelyn Zalasco. Yeah. And we'll be performing art songs and arias. I specifically will be performing repertoire from Amelia Kundari. Yeah. You have been, did you ever met Amelia? I didn't. When we started this project, I was introduced to her through my research. And it's interesting because she actually had my position at Marygrove College, where I'm currently a professor. She held that position in the 70s and 80s. Yeah, but you have been doing a lot of work. But we'll go there in a moment. Sure. And now we're going to go to Nadine. Nadine, she's the person organizing this event and behind all of this event. That's how right. How are you doing today? I'm really good and very grateful of this interview. Yes, you would like to know more about the project that we call the Amelia Kundari Padstone Project. Padstone was a photographer who passed away 4 years ago. And this tribute will be mostly about Amelia Kundari because being at Kaboto Club. But this project is leading to an opera in which, of course, Tara will be singing, which will be called Pat and Amelia. And it will be premiered at Willistead Manor in March 2015. Now, Tara, can you talk about a little bit about Amelia? She was a superb performance. Yes. And she had been going all over the place. She was international. Mm-hmm. And she was very loved from the people. Mm-hmm. Talk about it. Sure. Amelia was born here in Windsor in 1930, and she was born to Frank and Ambrosina Kundari. And she attended St. Mary's. She started her musical studies at the St. Ursuline Music School, and then she went to Marygrove College. And at the end of Marygrove College, she auditioned for the Grinnell Scholarship, and she won that. It was a national competition, and that allowed her to go to New York and to study at the New York City Opera. So after graduation, about 1953, she headed to New York, sang some roles there. 3 years later, she auditioned for the Met, and she got into the Metropolitan Opera, and she was there for several years, and then she went over to Italy and continued her career, sang at La Scala, the Perugia Sacred Music Festival, all over that area. So it's really fantastic to remember her and her career. Good. And how you came about, Nadine, to organize this event? Well, excuse me, the first idea came around Padstone first. I approached Marty Gervais, the writer, the Windsor poet, to write a poem about something where we would put music on. And I gave him the idea of writing about Padstone, first because she was my neighbor, because she was a famous photographer in Windsor, and because he knew her really well. In his story, Padstone talks about Amelia Kundari. And I remember Padstone talking about Amelia. So when Tara read the text, of course, as a soprano, she was very intrigued by the soprano in Marty's story. So the part about Amelia became much longer. And maybe Tara, you can explain the first act versus the second act of the opera? Sure. This is really a mixed media chamber opera. So the first act is going to be bel canto arias from Amelia's repertoire, as well as monologues that have been created from interviews that she gave in the Windsor Star, in the newspaper. And then the second act, we focus on Pat, and it's Pat's 100th birthday, and she's reflecting on her life, and she's talking about her relationships with people, including Amelia. But the focus of the opera is really the lives of these two women and their interaction. So it's going to be a very interesting evening then. Yes. Yeah. It's new music and established music, new poetry. And obviously, ladies and gentlemen, we are over here to inform you about the event so you can think about already to try to buy the tickets and come to this event, because the other thing is you are trying to raise funds for another project that you have in the end, right? Right, for the opera itself, which will be premiered in March at Willistead. And the commission of the piece for the writer and for the composer is already an expensive thing. I want to mention that we already got a grant from the City of Windsor, and we are very grateful to that to help for the commission of the piece.
And what I would like to mention, if I may come back to our event here at Caboto Club on January 23rd, so Tara and Jocelyn are going to sing, mm-hmm. as we know, with piano. But we also have a string quartet, so I will be playing in the string quartet, and we will be playing music of Italian opera composers. Mm-hmm. So we'll have some Verdi, some Puccini. This is not very well known that these composers who wrote, as we know, the most famous operas, also wrote some chamber music, also wrote some string quartets. That will be really music from them, and more. We'll have some Rossini, some Cherubini, and by a string quartet. Well, ladies and gentlemen, don't miss this opportunity because there are not that many concerts in town given this way. And now let's go back to Tara. Tara, I understand you have a dossier of Emilia. You have all kinds of pictures and... Yes, this has been my project for quite a while. Oh, I see. It's quite a large binder. When I started researching Emilia, the Windsor Community Museum was a wonderful resource, and Aldo Kundari had given the museum many different articles and pictures of Emilia, and so that started me on my research. I then contacted different family members, received other articles. I went to the Windsor Library online, to Ancestry.com, and was able to collect quite a bit of information about her, and from this I was able to write a biography, a more complete biography of her career. So that is going to be a nice book that is going to be prepared, and obviously the people, they can buy that as well. I'm not sure what the end project will be, yeah. But the Windsor Community Museum is very interested in obtaining everything in its entirety once it's finished, and I'm hoping to do that over this coming yeah. summer. But I understand, Nadine, that we have some kind of video going on YouTube, presented the Pet and Emilia project, right? Right, right. Well, let's see that video. Yes, let's do that. So can you comment a little bit about this video? Yes, we should, shouldn't we? We have to say that this project has intrigued so many people in Windsor, and some people were Pat Jefflin and Kim Christie, former reporters of the CBC, who have their own company now, Canadian Art Productions, and who were really intrigued by all of this. So they have been following us since day one when we started to have events around our opera. So filming, interviewing, and getting as much information as they could, to the point that they were able to create a documentary about the opera, about the making of the opera. It is called Imagining Angels. And that was really a wonderful news when they learned and when we learned that the WIFF, the Windsor International Film Festival, accepted their documentary. It's a 20-minute documentary, so it was shown at the last WIFF, which was a big deal for everyone, but also for the project itself. Tara, you want to describe a little bit what we see in this documentary? It's a wonderful introduction to the opera behind the scenes. You get to know Pat and Emilia a little bit better, in case you're not familiar with them. And it was a lot of fun, especially for Jocelyn and I, because we were able to dress as Pat and Emilia. We went to Pat's house, to the Capitol Theater, where Emilia performed, and we were able to embody them in a way. And it's going to be very interesting to perform these two women. But it's a wonderful celebration of what the project will become, and we're so grateful they did it. Yes, we are. Tara, do you mind if I ask you to talk, to say to our, to talk with our viewer sure. about yourself a little bit? Myself, okay. I mean, we wanted to know you because we know
that you're going to be an artist just like Kundar, maybe better. Oh, so, let's, I don't think so. Thank you. Quest'anno in tutto il mondo si rinnovano i comites. I comites sono gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. I membri dei comites sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte da cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Si vota per corrispondenza. Il plico elettorale verrà inviato ai soli elettori che abbiano richiesto all'ufficio consolare competente di essere ammessi al voto. Attenzione! Le domande per l'ammissione al voto dovranno pervenire all'ufficio consolare entro il 18 marzo 2015. Chi non manifesta la propria volontà di votare, inviando o consegnando la richiesta all'ufficio consolare con allegata copia del proprio documento d'identità, non riceverà il plico elettorale e quindi non potrà votare. Possono votare i cittadini italiani maggiorenni alla data del 17 aprile 2015, residenti da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 24 locali del 17 aprile 2015. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 921 Tecumseh Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gianni Import & Textile, tutto per tutti, vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gianni Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Well, I was born across the river, just outside of Detroit, and I began studying music at the age of 4. I went to the Oberlin Conservatory and did a degree in voice performance and music education, and I taught for several years and performed. And now I am a professor at Marigot College in Detroit. I am part of the faculty, especially for voice, and I perform in the area, and I like to focus on chamber works, especially chamber opera and recitals and things like that. And Italy is very near and dear to my heart. I was able to live over there for a little while, Casa Maggiore and Parma and Florence. So it's amazing to. So you get a touch of Italy there. Yes. Yes. Very good. Very good. So. Gino, you have been, I know that you're organizing this, you've been listening to a lot of very good things from these beautiful ladies. Can you talk a little bit about this event yourself, how you, the Kabod is organizing it? Well, the Kabod Club took interest in it once I was approached by Nadine, and we looked at it at the side of another project within the Art and Culture Committee. And we say, well, this is more than just art and culture. This is almost like a family member coming back to our club. And that's how we feel about Amelia. And we could not say no to this project. That night, this night coming up, is going to be absolutely phenomenal.
I just know it's going to be phenomenal. I mean, Tara, they're going to. I haven't heard much about Jocelyn yet, so unfortunately, She's wonderful. I know. Yes. So I'm positive she is wonderful, you know. And Nadine's been working so hard in the background. Now the Kubota Club is doing their part as well. We're trying to promote it as much as we can. We're trying to bring in the members in, and I think we're going to get quite a few members that are. I know we're going to get quite a few members that are going to take part in this, and. That's why we planned it after the new year. There's too much happening between now and the new year, and we want it to focus. We want the people out there to focus on the event. And I have no doubt that it's going to be a huge success. Well, we're going to start the new year in a very good path then, because absolutely. This is one fantastic event. Mm-hmm. And I like to promote it. I like to let the people know about it, because over here we are doing giving a tribute to a great artist, mm-hmm. and also we are having other artists to maintain our cultural mm-hmm. tradition, our music that which is something. That everybody loves. So we hope that there are going to be quite a few people at this event. So Nadine, can you let our viewers know that you are going to be there with your quintet, you're going to be playing, just come and hear and you will enjoy it. I wish I could say that in Italian, but I'm French, so. That's okay. When we talk about music, the music already, it's Italian for well, them. Well, the music, certainly. Yes, how could I mean, you have said that so well, you know. I don't know how I could say it even better. But from my heart, I know that this is going to be a great event. So much music, great food, yes, right? Yes, absolutely. great place. This is going to be a big hit. And I just hope that there won't be any snowstorm, right? Snowstorm or not. They will come for this type of event. This is, and I have to throw this part in, this kind of event doesn't happen yearly or bi-yearly or every 5 years or every 10 years. Mm-hmm. This is a very, very special event. Yes. And I don't think anything's going to hold anybody back to attend this event. It's a rare opportunity and we should not miss it. And then as far as it's concerned, there's no Kubota is a central place. So if mm-hmm. the Gams is blocked, then the whole nation is blocked. Okay. So the only thing is that the Kubota, they gotta make sure they clean the park lot. Otherwise, far as it's concerned, the traffic, it should be no problem. That's a guarantee. The parking lot would be fully cleared off. No problems there. Very good. The food will be, as always, just excellent. Tara, yes. Can you say something to our viewers about this event? Sure. I hope that you will join us. We're very excited to have you, to share the story of Amelia Kundari, if you're not familiar with her, and to reflect with you if you were familiar with her. We have a wonderful scheduling of music that we want to share, and we're also excited to sample the food, because this is my first time. Oh. It's absolutely beautiful here, so I'm personally excited to sing in this venue. Perhaps we're going to put it on the screen, the sito where they can go in there and learn a little bit about Emilia as well, too, sure. About that. Okay. So the people that will know, they're trying to remember about her, because right. I do remember about Emilia. Mm-hmm. Came over here in 1966, so there were quite a few events that she held, and mm-hmm. I attended some of them, mm-hmm. and it was beautiful. It's just beautiful. Yeah. You know, it's kind of nice because when this performance happens, a lot of members here, the older members, are going to think back and say, it's going to remind them. And I'm almost sure you're going to get a tear in a couple of their eyes. Geez, I remember when I was here when Emilia yeah. was still yes. with us. Yes. Right. And I heard her live. Yeah. And I have a funny feeling, Tara, that you're going to bring out those tears. You know, I think the voice is going to. If they close their eyes, they're going to think, oh my God, Emilia's back. I love sharing this music.
You know, it truly is timeless, and I especially love connecting young people with opera because I think it's something that we need to carry on, and it's such a pleasure to be able to share it with new generations and older generations, everyone. And that's exactly what we want. We want the young people like you and many, many other people love the music, love the culture, and keep on going and transmitting to the other people as well. Absolutely. Well, Nadine, Tara, Gino, thank you very much for being over here, for letting our viewer know about this beautiful event, this concert that's going to be here on the 23rd of January. And I wanted to tell you also, thank you for putting these things up, for giving the opportunities to our viewer to enjoy a nice evening all together, enjoy the Italian music, enjoying the singing, and enjoying a nice participation of people, and a nice evening all together. That's the way it's supposed to be, and I hope that is going to be the way. Thank you very much. Thank you. And you're welcome. I hope that everything is going to go well. And adesso, gentili telespettatori, passiamo al resto del nostro programma. Arrivederci. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Ancora una volta auguro a voi tutti un buon anno e voglio ancora ringraziare tutti gli patrocinatori che in questi 11 anni hanno patrocinato questo programma e tutti coloro che hanno contribuito all'informare la comunità tramite questo programma. Sono stati 11 anni veramente impegnativi e sono stati 11 anni anche di successo in quanto abbiamo avuto l'opportunità di riportarvi tanti tanti eventi, tantissime interviste da ministri, da ambasciatori, da deputati, senatori e tant'altro, e abbiamo contribuito a informare voi e mantenere la nostra lingua e la nostra cultura italiana. Quindi un grazie a tutti e speriamo di continuare e anche progredire sulla informazione per voi tutti della nostra comunità. Detto questo, gentili telespettatori, spero che il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sia stato a voi gradito, come pure l'intervista per il concerto per ricordare il sovrano Emilia Kundari, che sarà al Caboto Club il 23 di gennaio prossimo. Spero che possiate fare un pensiero, appunto, di partecipare a questo concerto, e certamente sarà qualcosa veramente di bello partecipare a qualcosa che non è tanto facile ad avere, di questi concerti, di opere, eccetera, eccetera. Avete un'occasione, quindi usatela. Prima di lasciarvi voglio ancora ricordarvi che questo programma viene trasmesso la domenica alla 1 per la zona di Windsor e Leamington, ripetuto poi la sera alle 7:30 e quindi il mercoledì alle 5:30 e alle 11 di sera. In questo programma facciamo anche auguri per gli eventi in famiglia, battesimi, cresimi, comunioni e tant'altro. Coloro che vogliono estendere i loro cari auguri appunto per questi lieti eventi vi possono chiamare al 972-1355 e sarà fatto. Inoltre, gentili telespettatori, questo programma è anche online a panoramaitaliano.ca e on YouTube. Coloro poi che vogliono comunicare con la comunità per i loro eventi e le loro feste eccetera eccetera possono sempre chiamarmi al 972-1355 e sarà fatto. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao. Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo.
Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell. Germain Restaurant Supply all'1131 Grandford Avenue è il negozio dove la donna della cucina, come pure il proprietario di ristorante, trovano oggetti per loro bisogni, piatti, bicchieri, stoviglie e tant'altro a prezzi speciali. Germain Restaurant Supply, il posto per i vostri bisogni della cucina. Parola dello chef. Palazzi Carpet and Tile, il centro arredamento per la vostra casa. La più vasta selezione di materiali per arredi con lavorazione artigianale di mensole in marmo e granito per cucina e bagno. Questo ed altro nella sala esposizione di Palazzi Carpet and Tile. Con tre ubicazioni, Windsor, Leamington e Sarnia. Fiero patrocinatore del Panorama Italiano.